Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: il conduttore Tommaso Zorzi si è scagliato contro il defunto premio Nobel. La sua analisi spiazzante sui social suscita scalpore. Tommaso Zorzi ha conquistato grande popolarità grazie alla sua partecipazione al reality GF VIP, in cui ha conquistato il posto più alto nel podio nella quinta edizione del format. Successivamente ha collaborato con R101, a fianco di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, e presenziato in veste di opinionista nel programma Drag Race. Nel 2022, infine, ha conquistato il ruolo di conduttore nei programmi Tailor Made Chi ha la stoffa e Questa è casa mia, in onda su Real Time e Discovery Più, e partecipato infine al programma Boomerissima, condotto dalla frizzante Alessia Marcuzzi. Nelle ultime ore Tommaso Zorzi si è sbilanciato circa la sua vita privata sui social, e non è tutto. In una storia di Instagram, l'ex GFino ha demolito un noto premio Nobel per la letteratura. Tommaso Zorzi parla del suo futuro sentimentale. Secondo quanto riporta il portale, leggo, Tommaso Zorzi avrebbe interagito con una follower, che gli avrebbe augurato di trovare al più presto un uomo bello, ricco e sexy con cui costruire una storia d'amore solida e durevole. Il conduttore ha però replicato: alla luce delle ultime vicende che mi hanno visto coinvolto, io ho ragionato molto, e ho deciso che non voglio più uomini, non voglio più fidanzati. In questo momento, il mio sogno è fare l'amante. Io voglio uomini con situazioni stabili da molto tempo, fidanzati da anni, anni e anni. Perciò, il fidanzato ufficiale si becca tutte le rotture, tutti i problemi e sbattimenti, mentre io voglio solamente il bello. Voglio fare il cattivo, anche perché credo che i miei parametri per un fidanzamento, per quanto mi riguarda, sono talmente alti e non sindacabili che non esiste in natura un uomo così. Io, comunque, le mie esperienze le ho fatte, ma non ho ancora trovato quello che realmente cerco. L'amante credo sia un ruolo al quale ambisco. In seguito, Tommaso Zorzi avrebbe annunciato ai fan il titolo della sua lettura più recente, ovvero il romanzo La cecità, di José Saramago, ed ha demolito lo stile narrativo del defunto premio Nobel portoghese. Il Fatto Quotidiano ha riportato un commento lapidario effettuato da Zorzi su Instagram. Il conduttore ha esibito una copia del romanzo La cecità, scritto da José Saramago, ironizzando sul fatto che la lettura si sarebbe rivelata easy. Ha quindi sentenziato: ho letto le prime pagine del libro, e devo dire che Saramago non ama molto la punteggiatura, vero? Cioè, lui è un premio Nobel per la letteratura, quindi ci mancherebbe, però. Frasi molto lunghe, e davvero poche virgole. La valutazione lapidaria ha in breve tempo fomentato la reazione degli intellettuali sui social. Voi che ne pensate?